Oggi vi parlo di guardie e ladri. È un altro gioco a cui giocano i bambini di solito ed è simile a rincorrersi e a nascondino. I giocatori si dividono in due squadre in numero diseguale. Ogni guardia ha due o tre ladri da catturare. Le guardie di solito devono avere un segno particolare, oppure lo possono avere i ladri, si può decidere. Di solito uno dei due ha un fazzoletto al braccio. Prima del gioco, prima dell'inizio del gioco, le guardie si radunano tutte in un posto e i ladri si spargono in giro. Al segnale, le guardie si lanciano a inseguirle, a inseguire i ladri, a inseguirli, cercando di catturarne il maggior numero possibile. Ogni ladro che viene toccato o fermato da una guardia viene portato in prigione, che è un altro posto prestabilito, dove deve restare. Se un altro ladro, senza farsi prendere, riesce a toccare la mano di un prigioniero, lo libera. Se ci sono tanti prigionieri e si tengono per mano, un ladro può liberare tutti se ne tocca solo uno. A volte quindi i ladri si nascondono, come nascondino, e ci sono altre versioni che possono chiamarsi indiani e cowboy, tedeschi e partigiani, banditi e carabinieri. Comunque, a grandi linee il gioco è questo. Di solito non c'è un vincitore, a meno che non si decida di dare un punteggio per il numero di ladri catturati o liberati.